Buongiorno, buongiorno e ancora benvenuti, ben ritornati. Siamo in piena diretta, 11:20 di questa mattinata, ma proprio per questo, curiosità in questo weekend. Parlavamo poco fa, eventi importanti su Verona, su tutto il nostro territorio, ma anche e soprattutto in centro a Verona, perché oltre ai mercatini di Natale, che insomma tanto attesi finalmente sono arrivati, andremo anche proprio a raccontarvi appuntamenti importanti, e proprio per questo do il benvenuto ad Alex Fusaro, Istituto Medici Legnago. Benvenuti, ciao raga. Ciao Alen, ciao gli amici di Radio Adige TV. Come state? Come va? Tutto bene, tutto bene. Siamo pronti bene per questo primo grande evento, appunto, di Vox Generation. Oh. E ho qui con me proprio anche due ragazzi che saranno protagonisti domenica in Gran Guardia. Allora intanto benvenuti, grazie per essere oggi con noi. Raga, prima di arrivare un po' a capire il dettaglio, Alex, vorrei proprio parlare un secondo con te. Che cos'è Vox Generation, questo primo appuntamento che finalmente arriva? Allora, Vox Generation è un'associazione di promozione sociale, sì, che ha come mission di valorizzare i talenti dei ragazzi delle scuole superiori, di creare anche delle produzioni che riguardano anche un pubblico trasversale su concetti come il teatro d'opera in una forma più pop, più popolare come Turandot Dancing Queen, e anche, wow, nella creazione di notizie tramite appunto i ragazzi e produzioni audio video che hanno come target, diciamo, sempre i ragazzi delle scuole superiori. Bello, tanta roba, cioè, nel senso, bella questa unione, questa idea ideata da te e... Sì, io ne sono il presidente, e poi c'è Marcello Rossi Corradini, che è il vicepresidente nonché direttore artistico. Bravo. Assieme ad altri, Giulia Ferrari, Alessandro Tudeschini, Davide Capotordo, Stefano Ferro. Ecco, e siamo partiti con una bella squadra. Bene, allora intanto raccontami, spazio ai tuoi ragazzi oggi, che cosa ci raccontate, cosa succederà, qualche anticipo, qualche chicca. Allora, io do subito la parola a Marco, perché sì, con lui abbiamo proprio creato la sigla di Vox Generation che darà il via all'evento. Ecco, quindi parola a Marco. Salve a tutti. E, come diceva il professor Fusaro, abbiamo creato una sigla di Vox dove includiamo un coro e due ragazzi che fanno il medici, quindi io, sì, e un'altra ragazza che si chiama Mabel. E la nostra missione, almeno per quanto mi riguarda, ma penso di parlare anche a voce di altri ragazzi, è proprio integrare tutte le scuole affinché si possano unire in un'unica cosa, che è la musica, appunto. Bello, una bella unione, ma soprattutto, Marco, mi sorge spontaneo, com'è lavorare con il prof Fusaro? Com'è? Allora, devo dire ed essere sincero, verità, che è particolare. Sì, è particolare perché abbiamo idee molte volte diverse, ma che riusciamo ogni tanto a mescolare, e comunque è una fonte di ispirazione gigantesca. Bello. Perché nel bene o nel male si impara sempre qualcosa dai più grandi artisti. Ben detto, grazie Marco, grazie. Prego, intanto nel frattempo vediamo la regia che ci sta passando la pagina voxgeneration.it, lasciate il vostro segui per stare in contatto ovviamente con l'evento e tutte le news. Prego Alex, a te la parola. Ecco, come diceva giustamente Marco, sì, il primo evento, che si chiama Voce alle Nuove Generazioni, certo, punta a coinvolgere i migliori talenti sulle diverse scuole di tutta la provincia di Verona che abbiamo. Quindi abbiamo rappresentative ad esempio dal Liceo Galilei, dal Liceo, wow, Messedaglia, dall'Istituto Copernico Pasoli, dal Liceo Agli Angeli, il Liceo Artistico, dalla Valpolicella, il Calabrese Levi, e quindi tante belle realtà. Io ora passo la parola però a Alison, perché sì, Alison ha visto proprio nascere questa prima iniziativa, perché domenica abbiamo per la prima volta chiamato tutti i ragazzi che abbiamo selezionato, si sono conosciuti tra di loro e ci sono state le prime esibizioni. Quindi adesso vi racconterà Alison. Raccontaci, ciao Alison, benvenuta, raccontaci un po'. Buongiorno. Che cosa è successo domenica, che sappiamo insomma avete fatto un po' di prove, io ho sbirciato qualcosa sui social, raccontaci. Domenica ci siamo trovati io insieme al resto dei ragazzi appunto selezionati per questa prima edizione di Vox Generation, per insomma un po' rompere il ghiaccio, quindi conoscerci sia a livello musicale che anche interpersonale, la scuola, le proprie passioni.
e con il prof Fusaro e un altro suo collega abbiamo iniziato il pomeriggio facendo delle prove un po' generali, quindi partendo con il lato dei solisti che si esibiranno domenica, per poi passare al secondo, diciamo, step, ovvero provare le canzoni del coro, e che appunto, come diceva prima il prof Usaro, sono Somebody to Love dei Queen, sì, e Hey Brother di ABC. E, diciamo, come, che come ti sei trovata? Molto bene. Oh, bene, bene, sì, bene. Mi sono trovata molto bene. Poi diciamo che sono abbastanza estroversa, quindi sono riuscita a fare subito amicizia con altri ragazzi che non avevo mai visto. In quanti siete, se si può svelare, circa? Saremo in una quindicina, in una quindicina, ma di ragazzi. Arriveremo a oltre 20, arriveremo oltre 20. Però, complimenti, un bel gruppo, un bel gruppo. Eccoci qua, si diceva un bel gruppo, quindi domenica, ora di, per capirci, taglio del nastro, inizio ore. Allora, il tutto inizierà alle ore 17 all'auditorium, sì, della Gran Guardia, ingresso libero, ecco, e gratuito. Quindi ecco, noi vi aspettiamo numerosi, sarà una bella occasione in cui ci saranno anche ospiti prestigiosi, inizierà ad aprire l'evento l'assessore alle politiche sociali Luisa Ceni, seguirà il dirigente scolastico Mario Bonini, il regista teatrale Alessandro Anderloni e la psicoterapeuta Giuseppina Bellone. Quindi oltre alle esibizioni musicali saranno proprio anche dei momenti di intervista e di dialogo con persone che tutti i giorni hanno a che fare con le nuove generazioni. Certo, ecco, certo. Beh, complimenti, sicuramente una bella squadra, un bel gruppo, e finalmente la musica, la giovane musica che si unisce insieme a voi, al professore e ovviamente a tutta la squadra. Bravi, complimenti, non ci resta che intanto augurarvi una buona fortuna e soprattutto vi seguiremo sui canali social, fatelo anche voi a casa. Lascio a te, Alex, l'ultima parola, prego. Ecco, io che dire, sono davvero contento di questa prima edizione, perché non pensavo di riuscire a coinvolgere tante scuole. Saranno ben 12 scuole e scoprire, wow, così tanti ragazzi talentuosi. Lo stesso Marco e Alison mi dicevano proprio che sono rimasti stupiti da con tanta bravura, ecco, che c'è anche in altre scuole dove non è prevista musica, ecco, perché poi questo è l'elemento da sottolineare. E quindi noi, grazie a Vox Generation, vogliamo portare occasioni di esibizione per i ragazzi. Che dire, vi aspettiamo numerosi domenica 4 dicembre, ore 17, auditorio della Gran Guardia. Fantastico, Vox, grazie. Generation, accende la voce del talento. Grazie a te, Alen, come sempre. Grazie ancora, grazie ragazzi. Mi raccomando, amici a casa, sapete l'appuntamento e ormai segnatevelo, sapete cosa fare. Grazie mille, ci vediamo mercoledì noi, mi raccomando, e soprattutto, ripeto, ancora buona fortuna e buon divertimento. Divertitevi per domenica. Grazie, ciao raga. Ciao. Grazie, Alen. Ciao amici, ciao, di Radio Adige. Ciao. Ciao, 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 ciao. Evviva! Mi raccomando, andiamo avanti con la musica. Arriva Emma Marrone. Mi raccomando, rimanete qua. 3, 2, 1, vamos!